e la riproduzione fedele degli spazi di una cella del carcere di Taranto. È esposta in Piazza della Vittoria su iniziativa della Camera Penale perché i cittadini si rendano conto della vita dietro le sbarre. Ma non tutto è riprodotto fedelmente. Qui c'è un solo letto, nella realtà ce ne sono almeno tre, qualche volta quattro. Il muretto di separazione dal servizio igienico non è così basso e corto, ma taglia per intero la cella in senso longitudinale, riducendo lo spazio di un terzo. Diciamo pure che la cella rende l'idea, ma in maniera vaga, come ci confermano un giovane ex detenuto e la stessa direttrice della casa circondariale. Qui c'è un solo letto, quindi è il posto per un solo detenuto. Quanti ce ne sono nel carcere di Taranto? Diciamo un minimo di 3-4 letti. E diciamo vivere in questa situazione è un po', non è molto, non fa molto bene, diciamo. Non è facile vivere così. No, no, sicuramente non è facile, perché anche un carcerato dovrebbe avere un minimo di diritti, no? Di fatto nel carcere di Taranto con molta frequenza, diciamo quasi con regolarità, andiamo ad allocare circa 3 detenuti, non oltre. Si verifica tale situazione, la direzione procede immediatamente a fare richiesta di sfollamento agli uffici superiori affinché venga meno questa situazione di illegittimità detentiva.